Bentrovati, oggi la linea vi porta ad Orta di Atella, un comune del Basso Casertano al confine con Caivano. Siamo all'interno del sito della Eurocompost, quello che resta di un'azienda che è fallita 7 anni fa, che produceva compostaggio dai rifiuti. Questo sito oggi è diventato uno scempio ambientale, una bomba ecologica, nonostante le numerose denunce, le segnalazioni, i roghi che quotidianamente vengono appiccati all'interno di questa ex fabbrica, continua ad essere una discarica a cielo aperto dove vengono a sversare illecitamente i rifiuti molte aziende della zona. Qui praticamente a sversare in una maniera e sono tutti impuniti quelli che vengono a scaricare, perché questa è una situazione che ovviamente conoscono tutti, carabinieri, vigili urbani, il comune, voglio dire, tutti conoscono questa situazione, addirittura anche è stata censita anche dall'esercito quando pattuglia queste aree. Il problema è che in fondo si continua a non fare niente, cioè qua sversano inerti, allora il calzaturiero, tessile, voglio dire, qua se uno caratterizza, cerca di analizzare un po' il rifiuto, capisce chi è che viene a sversare da queste parti, e non è che si sversa di notte, attenzione, qua si sversa qualsiasi ora della giornata, quindi chi viene qua si sente totalmente libero di farlo, quindi nessun tipo di controllo esiste, nonostante, ripeto, è un sito, diciamo, che noi come comitati abbiamo segnalato e abbiamo anche diffidato il comune, voglio dire, e abbiamo chiesto alla procura di Napoli Nord di essere ascoltati dopo la diffida fatta al comune. Questo accade nel 2017 e i carabinieri ci chiamano appena dopo 2 anni, quindi nel 2000, ottobre del 2019. Vabbè, noi pensiamo che a ottobre 2019 magari dietro questa diciamo colloquio con i carabinieri, questa cosa si inizia a muovere qualcosa, ma in effetti non si muove nulla. Adesso stiamo a marzo del 2020, la cosa è ancora così. La Eurocompost, nata con fondi europei, dava lavoro a circa 30 persone, era titolare di un brevetto per il compostaggio ed era stata scelta anche dalla Protezione Civile a supporto dell'emergenza rifiuti del 2008 per il trattamento della frazione organica. L'Eurocompost doveva produrre concime organico biologico di origine animale, con tanto di certificazione europea di qualità ISO 9002. Sulle buste da 5 kg ancora sopravvissute nei piazzali si legge: non contiene conservanti né additivi chimici, biologicamente attivo. Eppure, a un certo punto, i miasmi che esalavano da questo stabilimento erano talmente insopportabili che la gente cominciò a ribellarsi. C'è da dire, questo comune è stato sciolto per infiltrazioni camorristiche a novembre del 2019. Le commissarie hanno fatto un atto dovuto, cioè hanno fatto un'ordinanza dove cioè obbligano, dicono alla, diciamo, alla curatela fallimentare, quindi all'attuale proprietà, di rimuovere i rifiuti e di pulire quest'area. Non c'è ancora nulla qua, cioè non c'è nemmeno, diciamo, qualcosa che in qualche modo dia la sensazione che stiano, diciamo, iniziando dei lavori. Niente, cioè voglio dire, tutto così come stava e si continua a sversare. E adesso noi facciamo un viaggio in questo luogo che noi consideriamo un poco anche uno dei tanti posti emblematici di Terra dei Fuochi, perché non è l'unico. Quindi entriamo nell'inferno per caratterizzare un pochino i rifiuti. Quindi, ma al di là di chi continua a negare questo fenomeno, al di là di chi dice che il fenomeno è sotto controllo, è una balla, non è affatto vero. Cioè questo, Terra dei Fuochi, questo fenomeno è totalmente fuori controllo, nonostante sono stati spesi soldi, perché sono stati spesi soldi, però purtroppo non si vedono i risultati. E questa è una cosa grave, gravissima. L'area è accessibile a chiunque, anche a quanti vengono a sversare illecitamente rifiuti qui ogni giorno. L'edificio appare come bombardato, letteralmente fatto a pezzi. Sulla facciata e su un altro muro delle scritte con lo spray dicono: area contaminata, vietato entrare. L'hanno fatta i vigili urbani quando l'hanno sigillata e non si poteva entrare. Ora non c'è più nulla, è stato tutto smontato, demolito, spaccato.
E allora cominciamo il nostro viaggio all'interno di questa fabbrica che ha funzionato, Enzo, fino a che anno? Allora, questa qua ha funzionato fino al 2008. Fino al 2008 praticamente, ecco, doveva essere un sito virtuoso, dovevano ovviamente produrre compost biologico azotato. Quindi già la parola fa capire che era una cosa buona, voglio dire. Certo, si parla sempre, insomma, di siti alternativi, il compost dovrebbe essere appunto un prodotto del rifiuto e quindi riutilizzabile nelle nostre campagne, e poteva essere una cosa davvero positiva per questo territorio. Sì, sicuramente, però il problema è che purtroppo, diciamo, c'erano miasmi in tutta l'area, non soltanto qui ad Orta di Atella ma anche a Caivano. Ovviamente ci siamo ribellati, la gente si è ribellata in quel periodo perché era una puzza insopportabile, non era possibile respirare. Ed era normale quell'odore? Assolutamente no, voglio dire, assolutamente no. No, noi abbiamo sempre avuto il sospetto che in qualche modo in quel compost ci fosse qualcosa di poco chiaro e pulito. Abbiamo sempre pensato che magari fosse addizionato con fanghi industriali pericolosi. Ovviamente questo, voglio dire, non è stato mai accertato. Sta di fatto che un'ordinanza sindacale scritta e emessa nel fine 2008 prevede la chiusura di questo sito. Questo sito viene chiuso ovviamente come previsto da questa ordinanza e non accade nulla. Sta di fatto che questa fabbrica poi dietro questa ordinanza non ha più riaperto. Cioè, quindi il sospetto, il nostro sospetto, voglio dire, probabilmente forse era anche vero, questo non lo sappiamo perché non c'è mai stato detto, ma sta di fatto che questa fabbrica non riapre più. Chiude fine 2008, inizio 2009, fino ad arrivare nel 2012, quindi chiusa per 3 anni circa. Fine 2012 questa società fallisce, quindi viene dichiarata fallita, e da quel momento in poi, dal momento in cui si inizia questo processo di fallimento, questo percorso di fallimento di questa società, questo sito viene totalmente sventrato, totalmente devastato. Nell'agosto del 2013 lo stabilimento va a fuoco. Il giorno dell'incendio, raccontano i testimoni, le fiamme si vedevano a chilometri di distanza. Bruciarono cumuli di plastica e i materiali della lavorazione stoccati all'interno, solventi e additivi chimici. Le fiamme divorarono anche i laboratori, dove ancora si vedono gli acidi e le sostanze chimiche che furono utilizzate per le lavorazioni. Fu l'inizio di un degrado senza fine. Vedete, ci avviamo nell'inferno, perché possiamo parlare di inferno, perché probabilmente noi siamo ancora legati ad un'immagine dantesca dell'inferno. Ci sono tanti inferni che sono ovviamente sono visibili in questa terra, diciamo, purtroppo, e che hanno immagini forse ancora più forti delle immagini dantesche, perché noi poi pensiamo ai fuochi, ma pensate ai tanti veleni che in qualche modo questi fuochi sprigionano nell'aria e ai tanti veleni che restano in questo combusto, che a contatto con la terra, voglio dire, negli anni non vengono rimossi, e quindi ci va di pensare che probabilmente le piogge possono anche trasferire questi veleni ancora presenti nei combusti nella falda. Ci fu fatta un po' di anni fa un'indagine sulla falda, infatti ci fu un pozzo di ispezione sempre dietro nostra, diciamo, sollecitazione. Non è uscito fuori, diciamo, in qualche modo una grossa criticità sulle acque di prima falda, quindi non è stato non sono stati evidenziati, diciamo, problemi, però il dato è che se si continua a lasciare questa roba così e se si continua a sversare e si continua ad incendiare, se fino a mo la prima falda non è ancora compromessa, negli anni sarà compromessa. E quindi sarà compromessa anche quello che vedete, i campi qua nei paraggi che continuano a coltivare. E il problema, vedete, è abbastanza serio. Ma noi parliamo di questo sito, ma in Terra dei Fuochi ci sono tanti siti di questo genere. Nel piazzale ci sono sacchi di immondizie accatastati, copertoni, calcinacci, dai quali spuntano anche registri e vecchi manifesti. Al piano di sopra, siringhe sporche di sangue e bottigliette usate per fumare crack.
Siamo all'interno proprio dello scheletro di quella che era la Eurocompost, Enzo, al primo piano. Che cosa accadeva qui in queste stanze completamente sventrate? Allora, qui c'erano gli uffici da un lato e da quest'altro lato c'erano i laboratori, tant'è vero che qua sono stati rubati tutto, fino anche lavandini, tutto quello che c'era. Però quello che noi abbiamo trovato dal primo momento, quando siamo saliti qua sopra un po' di anni fa, erano ovviamente dei flaconi che contenevano, diciamo, delle sostanze che erano dei solventi, dei reagenti chimici, perché qua facevano le analisi, voglio dire. E poi nel tempo questa roba qui li abbiamo trovati così, perché erano abbandonati, li abbiamo trovati, abbiamo trovato soltanto i flaconi vuoti, non erano più pieni. Poi anche qui c'è stato un incendio, perché sì. Si vede, insomma, il nero del fumo. Sì, in effetti qua quando hanno rubato, diciamo, tutto quello che c'era, quando hanno preso tutto quello che c'era qua sopra, c'erano ovviamente anche documenti, voglio dire, infatti a terra. Chissà perché poi hanno bruciato questo luogo, ecco, gli uffici. Là vediamo praticamente che ci sono documenti bruciati, carte bruciate, fatture bruciate, bolle bruciate, dove si riesce a vedere qualcosa, voglio dire. Ma qua c'è anche un altro problema, la sicurezza praticamente per quanto riguarda la microcriminalità e per quanto riguarda chi viene qui a bucarsi, perché qua viene gente, qua abbiamo trovato fino anche bottigliette con le cannucce dentro, che è chiaro, diciamo, chi viene a farsi il crack. Dal secondo piano del rudere la vista abbraccia campi coltivati a peperoni e pomodori, dai quali spesso si levano contro l'impalcatura di un ripetitore telefonico fumi nerastri. Da queste parti la terra brucia senza interruzioni. Che qua di fronte, vedete, questo è un terreno dove praticamente tanti anni fa c'erano degli alberi, ma questi alberi non ci sono più, ma già da parecchio. A un certo punto, se ci fate caso, questo terreno praticamente è un po' rialzato rispetto al livello del terreno adiacente, vedete? Allora noi ci siamo insospettiti quando vedemmo questa cosa. Prima era ancora più evidente, c'era una sorta di gobbetta qua al centro, una sorta di gobbetta. E si dice che in effetti ogni giornata, a fine della giornata, queste cisterne, voglio dire, che contenevano liquami puzzolenti, venivano sversati praticamente in questa campagna di fronte. Quando noi questa cosa l'abbiamo denunciata pubblicamente, guarda caso cosa è successo, che dopo due giorni abbiamo trovato queste ruspe qui che stavano spianando sto terreno. Allora, aveva una motivazione, se magari si doveva fare qualcosa, si doveva coltivare, se si doveva magari fare altro, ma no, arrivarono qui qualche anno fa, hanno spianato e sono andati via. La sensazione è che, insomma, si volesse in qualche modo chiudere la vicenda, nascondere quello che probabilmente era stato sversato. Questo non lo sappiamo, non lo sapremo fino a quando, insomma, qualcuno non verrà qui magari a fare delle indagini più approfondite. L'unico motivo era quello lì, probabilmente, di coprire un'evidenza. Un'evidenza che ovviamente non potevano dare risposte, probabilmente. Ecco, questo è l'unico motivo per cui sono arrivati qua con queste pale a spianare, voglio dire, questo terreno. È l'unica spiegazione che ci diamo. Probabilmente coprire un'evidenza che era agli occhi, sotto gli occhi di tutti. Uno stabilimento completamente devastato, razziato, ma nessuno ha osato smuovere quello che si trova in un capannone, una montagna di rifiuti di vario genere, accumulati uno sull'altro e abbandonati lì dal 2009, quando lo stabilimento fu chiuso. Qui ci troviamo praticamente in quello che era il cuore della produzione dell'Eurocompost. Le montagne di terreno, che non è terreno, alle nostre spalle, Enzo, conservano ancora i residui di quella produzione? Allora, qua siamo ovviamente diciamo in quello che era un deposito, dove c'è il risultato di una prima selezione. Vediamo qua la nostra sinistra, plastica, quindi da questa roba che arrivava qua, da questo rifiuto veniva tirato fuori la plastica, e poi il terriccio da quest'altra parte, che poi bisognava probabilmente forse continuare la selezione e poi passava, diciamo, nella fase, diciamo, della produzione vera e propria. Quindi questa monnezza qui, questi rifiuti qua, stanno dal 2008, quindi questi sono gli ultimi rifiuti arrivati qui in questo sito. Nel frattempo, in questo capannone praticamente, insomma, si continua a sversare tranquillamente, sempre la stessa tipologia di rifiuti, tessili, tantissimi inerti, tantissimi, come potete vedere, e poi ovviamente ci troviamo anche, perché poi queste
imprese che prendono lavori a casa, voglio dire, di sottrazione, si occupano anche di magari di svuotare le cantine, e quindi troviamo un pochino di tutto qua dentro qua. Io faccio fatica pure a parlare, sapete perché? Perché qua sono anni di denunce su questo luogo, e quando sembra che di essere arrivata ad un punto, quando sembra ovviamente di aver, diciamo, fatto tutto quello che era possibile fare, perché avete ovviamente allertato tutte le istituzioni possibili, fino anche la procura, voglio dire, quando il comune arriva praticamente e finalmente fa un'ordinanza di rimozione di questi rifiuti, però si continua a non fare nulla. Allora ovviamente a noi ci resta solo continuare. Dobbiamo solo continuare a denunciare, dobbiamo continuare a denunciare gli inadempienti, che in questo caso gli inadempienti sono gli enti stessi. È una storia senza fine, una storia brutta, sbagliata, indecente, ma senza fine. Il sito della ex Eurocompost fa parte dell'elenco dei siti potenzialmente inquinati del piano regionale di bonifica già dal 2005. Ad oggi non risulta avviato alcun tipo di intervento, tanto che nell'ultimo aggiornamento del piano risalente a dicembre 2019 risulta ancora in fase di attesa di indagini. Ci siamo spostati di circa un chilometro dal sito dell'Eurocompost, siamo sempre nel territorio di Orta di Atella, nell'area PIP, quella che dovrebbe essere l'area di insediamento produttivo di questo comune e, come vedete, invece è diventata una discarica. La cosa paradossale, Enzo, è che proprio in quest'area dove si sversano rifiuti ai quali viene dato fuoco sistematicamente c'è anche una telecamera. Esatto, anche questo sito è stato fatto con i soldi pubblici, ecco, sottolineiamolo questa cosa. Dopodiché questa è una telecamera ovviamente prevista dalla famosa legge sulla terra dei fuochi. Questo comune partecipò ad un bando praticamente, gli furono ovviamente affidati 30.000 euro, credo che li hanno spesi qualcosa in meno, dopodiché furono messe queste telecamere, però attualmente non sappiamo se funzionano o non funzionano. Il motivo è semplice, perché queste telecamere non sono collegate ovviamente con il centro comando dei vigili urbani, che dovrebbero poi rilevare le immagini. Uno dovrebbe arrivare qui, un vigile urbano, ogni settimana con un portatile e con un Bluetooth e scaricare le immagini. Perché questa telecamera riesce ad avere in memoria le immagini massimo una settimana, dopodiché vengono cancellate. È una telecamera del tutto inutile, spesi soldi pubblici per fare un servizio, ecco, per controllare un territorio non serve. Allora noi adesso ci vediamo di fare una riflessione molto semplice. La videosorveglianza, la sorveglianza dei territori, ci sembra aria fritta. Allora questi alberi, se ci fate caso, questi e anche quelli dall'altra parte, vedete, sono anneriti, perché cioè, qua a piccolo roghi continuamente, spendere altri soldi per telecamere, senza sapere... Cioè la regia, senza sapere chi visualizza queste immagini, senza sapere in effetti come fare, a chi affidare questa roba, senza avere una pianificazione seria, voglio dire, per quanto riguarda il controllo in prevenzione di questi territori, ci sembra un poco, la telecamera non è sufficiente, come non è sufficiente il drone, come non sono sufficienti tante altre cose. Quindi ci auguriamo che questo nuovo prefetto a Napoli abbia la sensibilità giusta per quanto riguarda l'ambiente. Lo auguriamo, però adesso bisogna vedere che cosa vogliono mettere in campo. Nel frattempo qui si continua a sversare anche sotto l'occhio della telecamera scarti industriali, di tutto. Ma qua vedete, allora chi viene a sversare e ad appiccare i roghi continua a sentirsi impunito. Perché se c'è una telecamera, che guardate che non è manco nascosta, è bella visibile, si vede, e questo viene, scarica e incendia,
è qualcosa che va al di là del paradosso. Questa cosa qui mi sa proprio di uno schiaffo, di una coltellata, perché voglio dire, caspita Rola, c'è una cosa che praticamente è messa qui per controllare, ma non controlla niente. Cioè, andiamo oltre il paradosso, è una cosa veramente allucinante, indegna. E noi ci auguriamo che questo, diciamo, nuovo programma e questa nuova pianificazione del Ministero sia qualcosa di concreto, che vada al di là di questa roba, perché effettivamente non se ne può. Brandelli di stoffa, pezzi di gomma nerissima, lastre di bitume e pneumatici. La base ideale per i roghi. Alimentano le fiamme, ma resistono al fuoco, cosicché un nuovo incendio è già belle pronto. E qui il fuoco è inestinguibile, come l'Eternit. L'amianto abbandonato in lastre ordinate o in cumuli sbriciolati lungo le strade e nelle tante discariche abusive. Ormai anche l'amianto è un elemento tipico del paesaggio. C'è amianto tra le macerie dell'aerocompost, così come nel perimetro della discarica di San Pancrazio, proprio sotto l'occhio vigile di una telecamera. E continuando il nostro viaggio ad Ortadiatella, siamo arrivati nella discarica di San Pancrazio. Enzo, questa è una discarica che è stata creata durante la grande emergenza rifiuti della Campania, una delle tante discariche dei terreni che furono utilizzati in quel periodo per sversare i rifiuti tal quale e quindi mai bonificato. Ecco, questa è una discarica che è stata sequestrata. No, questa qua è stata oggetto ovviamente di sequestro semplicemente perché sappiamo che c'è una questione tra l'ente comune, il comune e i proprietari di questo terreno. Il problema è che in pratica questa discarica non è mai stata messa in sicurezza e mai stata bonificata. La cosa grave è che, dato che in quel periodo in questi luoghi è stato sversato il tal quale di tutto, non sappiamo realmente qua che cosa c'è. Qua sono state fatte, furono fatte due vasche, vedete, una vasca praticamente è piena, un'altra è piena a metà. Diciamo, poi questi lavori furono fatti perché doveva essere una discarica temporanea, quindi doveva durare massimo un anno, ma sono passati 13-14 anni, credo, più o meno, siamo intorno a più di 10 anni abbondanti. Nel frattempo il cemento si è rotto, infatti si intravede anche la guaina con cui hanno coperto i rifiuti. Esattamente, qua vedete che il tempo ovviamente ha, diciamo, si è rotto il cemento, cioè ma questo è dovunque, se giriamo intorno a questa discarica, in questa vasca le troviamo dovunque, c'è ovviamente la plastica sotto che dovrebbe impermeabilizzare. Fondamentalmente non sappiamo quanto tempo reggerà ancora, quindi si dovrebbe ovviamente lavorare in prevenzione e rimuovere questi rifiuti quanto prima. Ma la cosa grave è anche un'altra, praticamente, che qui intorno a questa discarica, a parte che c'è un'altra telecamera, voglio dire, che viene sempre dalla famosa legge Terra dei Fuochi, ma nel perimetro di quest'area continuamente sversano e continuamente, voglio dire, incendiano. Quindi voglio dire, qua c'è un problema per quanto riguarda la discarica in sé e c'è un problema per quanto riguarda, ecco, tutto quello che abbiamo al limite della discarica, quindi i continui sversamenti e i continui roghi. Questo è un'emergenza che non finisce mai. È un'emergenza eterna, voglio dire, qua siamo sempre, ecco, nel Basso Casertano, dall'altra parte siamo già quelle province di Napoli, voglio dire, tutti intorno abbiamo terreni, questi poveri agricoltori che devono subire in qualche modo questo scempio, questa devastazione. Cioè, voglio dire, non fa piacere a nessuno avere un terreno e coltivare nei pressi di una discarica di questo tipo. E sinceramente, se sta roba non si rimuove, chi ci dice che, se magari non è ancora arrivato, diciamo, una sorta di inquinamento sulla prima falda, non arrivi a breve o fra qualche anno? Bisogna rimuovere sta roba, è una questione di sicurezza, sia per quanto riguarda, insomma, il luogo, ma sia per quanto riguarda ovviamente, insomma, i terreni circostanti. Quante ce ne sono di situazioni come queste in questo territorio? Ma guardi, Terra dei Fuochi, noi partiamo dal presupposto che Terra dei Fuochi, ovviamente, questo fenomeno ormai ha coinvolto un territorio abbastanza ampio, tra la provincia di Napoli Nord e la provincia del Basso Casertano, ma si va anche oltre, diciamo, quindi si parlava di 90-91 comuni, ma noi siamo convinti che si va oltre. Qua si parla ovviamente di una popolazione più o meno coinvolta che fa intorno ai 2 milioni e mezzo di abitanti, siamo 5 milioni e 800 mila abitanti, ma ovviamente non possiamo ovviamente circoscrivere
scoprirla, perché ogni giorno si scopre qualcosa di nuovo. E pensate che adesso le indagini vanno a rilento, se si fanno è perché i cittadini dal basso spingono, ecco la consapevolezza che ne parlavamo prima. E questo è, e purtroppo voglio dire, si continua a non fare nulla. Noi ci rendiamo conto che ovviamente per rimuovere cose di questo tipo ci vogliono ovviamente insomma anche parecchi soldi, ma il problema è, ma dobbiamo mettere mano o meno? Allora qua ci vuole un intervento non solo della regione, ma qua ci vuole un intervento dello Stato. Non si può più continuare ovviamente a fare lo scaricabarile, cioè è ovvio che nei comuni e probabilmente forse manco la regione hanno risorse adeguate, lo Stato deve intervenire perché non possiamo più permettere situazioni di questo tipo. Poi veramente non sappiamo che c'è qua dentro, questo è il problema, oltre vi ripeto tutto quello che succede qui nel perimetro di quest'area, quello che ancora continua ad accadere, che continua sotto gli occhi di una telecamera, un'altra telecamera. Allora chi oggi continua a negare questa evidenza, secondo noi è un bandito e un criminale, cioè voglio dire, perché non si può più negare questa roba qui. E la cosa che ci fa anche un poco rabbia, sa che so, è il problema è che noi sappiamo che dei soldi sono stati spesi, voglio dire, ma come sono stati spesi? Se qua non si vede niente sui territori, come sono stati spesi? Non lo sappiamo ancora, il tempo è scaduto, bisogna andare avanti. Allora chi deve fare le cose le deve fare, ovviamente i cittadini fanno la loro parte, la stanno facendo secondo noi egregiamente, perché segnalano e denunciano. Gli enti allora sono inadempienti, i primi ad essere inadempienti sono i comuni ovviamente sono omissivi, la prima legge che non osservano è la legge 20, perfetto, quella regionale, poi ovviamente a salire la regione e lo Stato, che qua è totalmente assente.